Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi non potevo non mandarvi su adesso, lo so che è presto, è domenica mattina, questo video che riguarda ragazzi l'aggiornamento dell'11 dicembre di Clash Royale. Lo so che avete già visto alcune cose, ma ragazzi, visto che io resto sveglio di notte, sono andato a pescare un file giapponese di un sito molto molto vicino a Supercell che ha rilasciato appunto qualche ora fa, quindi per loro era credo giorno e per noi invece era notte, dove ci sono dei dettagli molto più fugosi di quello che potremmo realmente trovare nell'aggiornamento di dicembre. Probabilmente ragazzi Supercell ancora non ci ha voluto dire nulla, ma qualcosa è trapelato ed è vero che hanno fatto il bilanciamento delle carte, tutti abbiamo visto, hanno nerfato il domatore, hanno nerfato gli spell, hanno sistemato altre carte, ma credo che sia solo la punta dell'iceberg, perché ragazzi andiamo subito a vedere nel dettaglio che cosa ci viene detto. Partiamo subito dalle skin personalizzate per la Torre del Re, che verranno attribuite al giocatore in base all'arena in cui si sta combattendo. Quindi sembrerebbe che per ogni arena noi avremo una Torre del Re personalizzata. Vedremo, vedremo. E questa, diciamo, è una cosa a parte della grafica. Abbiamo finalmente confermato, secondo quanto viene scritto su questo sito giapponese, la nuova rarità delle carte. Ragazzi, verrà introdotta la carta eroe. Le carte eroe, ci dicono, avranno un baule speciale dedicato, quindi non credo siano possibili da trovare nei vari bauli che già conosciamo, e questo baule ragazzi verrà attribuito al giocatore solo dopo aver raggiunto l'arena leggendaria. Ci può stare, ci può stare. Ci viene detto anche che il livello massimo della carta eroe sarà il 3, leggendarie 5, epiche 8, rare 11, comuni 13. Modifiche anche ragazzi per il numero delle carte che potremo trovare dentro ogni baule, e sembrerebbe, già qua sarebbe una roba allucinogena, ma ho pensato che ci può stare e poi vi dico il perché. Cioè, nel baule leggendario ragazzi non ci sarà più solo una leggendaria, ma potrebbero essercene da 2 a 4. Io posso capire che dopo quasi 2 anni oramai di Clash Royale ci sia la necessità anche di alzare le carte leggendarie. Posso capire per chi non ha shoppato che magari si trova con una carta leggendaria a livello troppo basso per l'arena in cui è. Quindi già qua, se trovassimo 4 carte leggendarie in un baule leggendario, sarebbe una roba allucinante. E tra l'altro ragazzi, parlando di carte leggendarie, ci viene detto che nel clan ci sarà la possibilità di donare carte leggendarie, dopo che i player avranno raggiunto il livello 10. Non si sa però quanto sia il tempo che distacca una donazione dall'altra, e noi possiamo solo augurarci che sia magari una volta al mese. Sarebbe veramente una roba interessantissima. Interessantissima ragazzi, così come è il prossimo punto che vi voglio dire. Ma prima voglio ricordarvi, guardate che non ho dormito stanotte, di lasciare un bel like ragazzi per questo video se vi sta piacendo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete rimanere sempre aggiornati su tutti i video e su tutte le live che porto. Sembrerebbe ragazzi che un altro punto che ci viene detto è che la Torre del Re avrà delle abilità uniche. Cosa vuol dire? Sembrerebbe che
possano essere attribuite alla torre del re, possono essere attribuiti gli effetti di una freeze o gli effetti di una torre inferno. Non sappiamo nient'altro, ci viene solo detto questo. Verranno anche inseriti, ragazzi, finalmente i tornei di clan, cioè verranno suddivisi in due rami. Il primo è un torneo privato inerente il clan, quindi ci sarà sicuramente qualche modifica rispetto a quello che già conosciamo, ma non c'è ancora stato detto niente, mentre il secondo finalmente sarà un torneo che potrà essere mandato anche ad un altro clan, quindi finalmente ufficializzate da una modalità dentro al gioco le clan wars. Finalmente le clan wars ufficiali. E come ultimo punto che ci viene detto, ragazzi, i premi di tutti i tornei adesso saranno personalizzabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che saremo noi, ovvero sia i creatori del torneo, che potranno scegliere quante carte inserire nel torneo e addirittura con che rarità far trovare le carte ai vincitori. Beh ragazzi, io non so, ma c'ho un sorriso fino qua, perché se questo fosse davvero ufficiale sarebbe un mega mega aggiornamento svolta di Clash Royale. Beh ragazzi, io vi ringrazio davvero tantissimo per aver guardato questo video, spero che lasciate un bel like e noi ci vediamo presto, ciao!